Allora, abbiamo un altro bel pesce per Gerardo Denza. Questa volta lavoriamo con la guglia, sì, no? Con la guglia. La guglia è un pesce che mi piace molto perché lo conosco da quando sono bimba. Un pesce con questo beccuccio allungato, corpo affusolato, lungo, che arriva fino a un metro, però più frequentemente fra i 30 e 80 centimetri. Lo prepari come? Sì, lo faccio prima infarinare e poi faccio una base sotto di uvetta, pinoli, queste frutte secche che mi piacciono molto abbinarle al pesce. Bene, quindi allora abbiamo già pulito la guglia. Sì. Che è un pesce, come dicevamo, lungo, quindi l'hai tagliato in... Sì, l'ho tagliato in tranci e poi ho privato della spina all'interno e lo faccio rimanere così, lo rimango in effetti. Andiamo con la lavorazione? Sì, dimmi un po' gli ingredienti. Allora, abbiamo della laccia, dell'aguglia, della farina, va bene sia tipo 0 che 00, sì, dei pinoli tostati. Dell'uvetta l'ho fatta prima mettere in acqua, l'ho ammollata un po', poi l'ho tirata su in acqua tiepida, della cipolla, del prezzemolo, dei pomodori ben maturi, del sale e un filo d'olio alla fine. Quindi tu ti sei ispirato in questo caso alla tradizione siciliana, perché sì, tu l'hai chiamato tocchetti di, sì, aguglia, di aguglia umido alla siciliana. Sì, okay. In effetti perché l'uvetta è siciliana, i pinoli più o meno... Poi ci sono i pachino, sì, quindi a posto. Per questo... Allora iniziamo a lavorare? Sì, in effetti riscaldiamo la piastra, mettiamo dell'olio extravergine. Tempo di preparazione per questa ricetta? Ah, questa più o meno un quarto d'ora, 20 minuti di solito. Quindi diciamo sono stati tutti piatti molto, molto veloci, tranne sì, il pagello che ha richiesto una trentina, sì, di minuti. Una trentina di minuti. Adesso facciamo riscaldare l'olio, un farino. La guglia è abbastanza semplice da pulire. Sì, è abbastanza, no? Semplice perché c'ha l'unica spina centrale, quindi una volta che l'apriamo riusciamo a lavorarla bene. Per questo è un pesce molto, la verità, molto, come pratico, si vuol dire, sì, molto pratico, molto. E poi si trova abbastanza facilmente. Sì, questo... sì, sì. La guglia è un pesce che nei nostri mari, anche a livello, è richiesta molto anche un po' sul mercato. È diffusa soprattutto, sì, in tutti i mari, però in particolare sulle coste della Calabria Ionica e della Campania. E come sempre, in questo caso parliamo di nuovo di pesce azzurro, quindi pesce che ha grandi caratteristiche organolettiche, non ci stancheremo mai di dirlo, ricco di acidi grassi insaturi, omega 3, potassio, selenio, quindi è un vero toccasana per chi ha un regime ipocalorico. È un grande prodotto fresco, locale, e noi lo prepariamo velocemente, quindi non ci sono scuse per non mettersi in cucina, andare al mercato, comprarlo e portarselo a casa. Gerardo, che stai preparando? Adesso lo sto girando. Okay. Ho fatto fare prima una doratura in effetti da un lato e adesso dall'altro lato. Quindi lo hai infarinato? Ah, ecco, sì, quindi si apre. Si apre. Questo è tipico di quando la carne, sì, del pesce è fresca, è fresca, se reagisse, sì, al calore. Faccio fare anche un po' l'interno. Ma brevemente, no? Sì, brevemente, sì, una cottura molto. Si vedeva l'attaccatura della spina, sì, che è verde, perché infatti la livrea, la parte superiore del dorso è verde scuro argentato, sì, invece poi hai il fianco argenteo tipico del pesce azzurro. Già fatto? Sì, già fatto. Bene. Ecco. Questi sono pesci semplicissimi, però che emanano un profumo in cottura straordinario. Veramente la guglia aveva un ottimo profumo anche quando era crudo, quando il nostro chef l'ha portato qui fra gli ingredienti. Sì, Gerardo, da disposizione a Marianna? Sì, ho detto di togliere al minimo un po' d'olio perché sennò è in eccesso. Sì. Quindi lavoriamo nella stessa padella perché il sapore rimanga
del pesce, quello certo. che ha scaricato, mi manca. Quindi ne togliamo in solo padella, un po', ma sì. non lo gettiamo via tutto. No, non lo gettiamo. Perfetto. Nel momento ci tagliamo i pachini. Questa volta li tagliamo più di. Come li tagliamo questa volta? Non in quarti? No, tipo julienne. In effetti un po' più. Ecco, questa ecco. è un'operazione in cui è importante il coltello, perché altrimenti invece di tagliare lo spremiamo il sì. pomodori. In effetti non lo schiacciamo molto. Proprio leggero. Sì. Sì, sì. Adesso. Quindi Marianna ha tolto un po' dell'olio. Sì. Quindi ecco, mi piace lavorare molto con prodotti, ti ripeto, freschi e soprattutto prodotti italiani. Questa idea di prepararla alla siciliana, questa guglia, come ti è venuta? La verità, perché essendo che non sono di Salerno, campano, mi piace molto la Sicilia. In effetti tra le mie ricette c'è sempre qualche ricetta che abbino molto in Sicilia. Beh, certo, la Sicilia, la Campania, sì. la Puglia hanno questa cucina di mare strepitosa. Ovviamente Buon Pescato Italiano è un progetto interregionale, quindi anche la grande cucina di pesce del Veneto. E il nostro chef Gerardo Denza ci aiuta a scoprire le varie ricette. In questo caso stiamo preparando ecco qua, abbiamo messo, il piatto alla siciliana. Abbiamo messo dei pomodori, giusto che li facciamo leggermente appassire. Sì, già hanno colorato sì. tanto l'olio, quindi così evitiamo anche le pellicine, no? Sì. Che la pellicina rimane sì, bella aderente alla sì, polpa. Sì. Ecco qua, ci vado ad aggiungere dell'uvetta. L'uvetta che abbiamo già preammollato, sì. reidratato quindi. Ecco qui. Gli epinoli, mettiamo tutti e ci vado. I pinoli li hai tostati? Sì, sì, leggermente passati in forno più o meno 160-180 gradi per circa 4-5 minuti. Con la funzione grill, sì. no? Con grill. Cipolla la tagliamo sottile, sì, sottile. Sottile, sottile. Ecco qui. Ci allungo un po' di vino bianco. Cucinare con te fa sembrare tutto molto semplice. In effetti la cucina più è semplice, più i prodotti. La materia prima è una cosa fondamentale. E una poi cosa del resto gustosa. Il Buon Pescato Italiano ha questa caratteristica sì. di essere freschissimo, e quindi non ha senso ucciderlo con delle, sì. con delle preparazioni troppo sofisticate, no? In effetti mi trita un po' di prezzemolo. Il prezzemolo. Nel frattempo si sta stringendo la salsetta. Sì. No? Facciamo sfumare il vino bianco che abbiamo aggiunto. Andremo ad aggiustare di sale. Tu usi poco sale, ho visto, pochissimo. Sì, poco sale, perché il pesce, già essendo nelle acque marine, in effetti già dà quella. Ma in effetti la caratteristica è proprio questa, il sapore di mare, anche il profumo sì. di mare, per riconoscere questo genere di pesci come freschi. Il profumo di mare è un indicatore di freschezza importantissimo. Ecco qua, siamo pronti. Pronto? Sì, pronto. Un po' di vino. Ecco. Un po' di vino ancora per. Reidratiamo il sì. tutto. Perché sennò si secca troppo. Sì, ecco qua. Perfetto. Questo è un secondo, no? Stiamo sì, preparando un secondo piatto. Bene. Allora, io vado a fare un po' di base. Quindi adesso. Ah, adesso incominciamo l'impiattamento. Sì, l'impiattamento. Ecco qua. Disponiamo così. Sì. Anche in questo caso dei.
veramente colori fantastici, no? C'è il chiaro dei pinoli, il rosso, poi c'è a contrasto questa uvetta passa, la nostra guglia che ha questo colore, non è un colore da cotta, poi perde un po', però è talmente naturale ed invitante. La disponiamo a fiore? Sì. Bellissima presentazione in questo caso. Bella bella. Quindi cucina leggera, ottimamente presentata, con dei grandi ingredienti come il nostro buon pescato italiano. Utilizziamo sempre il prezzemolo un po' sia per il sapore che per guarnire, no? Diceva mia mamma, tu sei come il prezzemolo, stai sempre in mezzo. No? Il prezzemolo, certo, è la sorte del prezzemolo. È l'unica cosa, sì, uccidiamo sempre. E voilà, è il piatto, ecco, è completo. Qua, come promesso, 20 minuti di preparazione, sì. E la guglia, i tocchetti di aguglia in umido alla siciliana del nostro Gerardo Denza sono pronti. Per preparare i nostri tocchetti di aguglia in umido alla siciliana per 4 persone abbiamo bisogno di 800 g di aguglia, 100 g di pomodorini ben maturi, 100 g di uvetta passa, 100 g di pinoli già sgusciati, una cipolla media, uno spicchio d'aglio, farina quanto necessario, prezzemolo a quanto basta tritato, olio extravergine di oliva e un pizzico di pepe nero. Anche questa è una ricetta divertente, molto nutriente e facile da fare. Buon appetito!